Via Crociferi, una delle vie più belle del mondo, così l'ha definita il maestro Franco Zeffirelli. Non a caso viene scelto spessissimo come set cinematografico naturale, infatti dove mi trovo in questo momento è stata girata una scena di Storia di una capinera. Possiamo andare? Va bene! Via, fate largo! Si racconta la Sicilia con gli occhi del mondo, come ha fatto Giuseppe Tornatore con il suo ultimo capolavoro, Baria. Di Baria dedicheremo due puntate. La prima è questa, dove abbiamo incontrato Tornatore e Marcello Mazzarella. È stato un onore essere a Venezia, sono felice di esserci stato, sono felice che poi il film sia uscito nei cinema e stia avendo molto successo, sono felice che il film rappresenti l'Italia ai prossimi Oscar, sono felice che il film abbia avuto un grande successo al Festival di Toronto. Ancora una volta il set cinematografico naturale della Sicilia viene messo in risalto grazie anche al suo lavoro. Beh sì, la Sicilia ha sempre dato molto al cinema ed è bene che adesso il cinema dia qualcosa alla Sicilia. Che ne facciamo, papà? E che ne faccio? Sfondiamo la finestra della cucina e la mettiamo già. Ah, buono. Io faccio il gerarca, diciamo, di Baria durante il periodo appunto fascista e, insomma, dalle cose che mi sono state dette dal film, diciamo, quando ho visto realizzato il personaggio e, mi è piaciuto moltissimo il lavoro che, diciamo, che ho fatto e ho avuto anche delle belle risposte. Ovviamente ho completamente un altro aspetto, diciamo, ed è sorprendente perché io sempre nei personaggi che faccio, come dire, quando poi vedo il risultato sullo schermo, sento sempre una grossa distanza tra me come persona, diciamo, e appunto il personaggio che è stato realizzato. Però anche questo è grazie al lavoro, diciamo, di Giuseppe e alle sue indicazioni, ai suggerimenti dal punto di vista anche costumi, insomma, trucco. Ci parli di un momento particolare, delicato, durante le riprese, se è successo, durante un aneddoto magari dietro le quinte, qualcosa di particolare, sì, su Baria? No, è una scena molto particolare, quella della salsiccia, cioè c'era questa praticamente questo personaggio che è dietro di me mentre io faccio questa marcia, diciamo così, sul corso del paese. C'è un banditore della salsiccia, diciamo, che sta proprio dietro di me, e a un certo punto Giuseppe si è accorto che questa salsiccia non era una salsiccia d'epoca, quindi non poteva essere coordinata, diciamo, a tutto quello che erano le immagini del film. E cioè, è successo il caos, giustamente, lui così attento a questi dettagli. Non so poi sinceramente come hanno risolto la cosa, però so che per uno o due giorni, se non ricordo male, insomma, il set è stato fermo. Tante sono andate a cercare la salsiccia giusta. Sono andate a cercare la salsiccia giusta. Ma come è messa, no, perché era grossa e rosa. E giustamente, cioè, per una persona così precisa come Giuseppe, era impossibile, perché tutti si sarebbero accorti, cioè, si sarebbero soffermati su quel dettaglio. E quindi la salsiccia nostra, invece, che poi in un posto del genere dove non si trova il maiale, perché eravamo a Tunisi, è diventata una favola, ti dico, proprio le risate. Sei girato questa scena, no? Sì, alla fine l'hanno fatta arrivare, insomma, e c'è questo dietro di me che abbannia
salsiccia di porco, che io sono davanti, che diciamo così, che recepisco la cosa e la digerisco male. Guardatela che bella! Guardatela che bella sta salsiccia! A proposito di Tornatore, ecco, lavorare con Tornatore, che tu l'altro hai esordito con Tornatore, quindi facciamo un accenno su come è nato questo incontro con Tornatore. Ma intanto io, quando iniziai a fare, diciamo così, avevo fatto teatro e un giorno sentii a Milano che stava girando Tornatore, un film, Stanno tutti bene, così mi sono presentato al casting e fui scelto per fare una cosetta, proprio una comparsa, quindi mi misero una mascherina, io immaginavo chissà che cosa, poi mi misero sta mascherina in faccia e a un certo punto mi fanno passare vicino a Marcello Mastroianni ed è un'immagine che mi è rimasta, sai, come quelle cose quasi premonitrici, no? Cioè si vede sto ragazzetto con sta mascherina, cioè io che lo so, adesso quando lo guardo riesco a percepire che c'era quasi un progetto, un destino lì dentro. E quindi questo incontro, c'è qualche fotogramma di me e Marcello Mastroianni che ci incontriamo. Guarda caso, poi dopo tanto tempo io fui lanciato al cinema da un regista che adorava Marcello Mastroianni, che era Raul Ruiz, dove io, nel film del quale, diciamo, io interpretavo Marcel Proust. E ritorno a Tornatore, che era molto contento del fatto che io avessi messo, come diciamo, sul mio curriculum questa esperienza come una esperienza significativa, perché lo era, non tanto per il fatto, diciamo, che sul libretto dell'Empas risulta che io sono stato in Stanno tutti bene, però per il fatto stesso che questo evento nella memoria mi impressionò. E quindi, insomma, poi con Giuseppe poi ho fatto Placido Rizzotto, probabilmente a lui è un film questo che è piaciuto molto, quindi insomma mi aveva, come dire, individuato come attore e quindi mi ha chiamato a Tormino. Un giorno ci siamo presentati io e Giuseppe Fiorello, che stavamo girando La vita rubata, La vita rubata a Catania, e insomma così Giuseppe mi parlò un po' di vari personaggi con varie possibilità. Dopodiché feci un provino a Bagheria per un altro personaggio e successe che per me era lettera morta, perché non lo sentii più per un mese. Un giorno mi telefona e mi dicono che avevano trovato il ruolo per me, quindi bellissimo. Sono arrivato a Tunisi contento come una Pasqua. Vedi quel paese? Quella è sciacca. Lì i mafiosi ammazzarono a Curzio Miragli. Sindacalista? Sì. E lì hanno ammazzato Epifanio Lipuma, capolega contadino. Hai interpretato a Bagheria con Giuseppe Tornatore. Qual era la tua parte? Cosa facevi? Ma è un piccolo cameo, come lo chiamano. Sono una bottegaia, vende dei bottoni ai protagonisti che corrono cercando questi bottoni di lutto. Lei dice: ci avete bottoni di lutto? Sì. Quante ne vuole? 200, non ce li ho, vediamo. Qua alla fine glieli vendo, gli faccio pure lo sconto e finisce qua. Una piccola cosa. Sì. È un cast Bagheria con tantissimi attori, come ti accede, però particine piccolissime. Come te lo spieghi? Come lo scopri? Sì, sono, non lo so, è stato un modo per farci entrare tutti. Beh, comunque un film, speriamo, che viene candidato all'Oscar, dove anche tu fai un minuto di scena, per noi è un orgoglio, no? E quindi esserci in ogni caso da attrice siciliana per un film che racconta la nostra Sicilia, insomma, una cosa bella. Se c'è qualche maraviglia che dice che non nessuno poteva dire no a Tornatore. Eh beh, no, è vero, è proprio vero. Finché la macchina si muove, ancora ci sono le sghignazzate e voi che mangiate.
quando una macchina si ferma, dopo che si è fermata, può esserci la gara del bacio col gavettone e l'ombrello. Ci vuoi salutare gli amici di Mediarte alla tua maniera? Ciao amici di Mediarte, qual è la mia maniera? La prossima puntata invece, sempre Bavaria, incontreremo Beppe Fiorello e Francesco Scianna, straordinari tutti e due. Bavaria, si parla ancora di Sicilia, si racconta la Sicilia con gli occhi del mondo. E siamo come in un vortice, in un ballo, un viaggio nel mondo della orologeria moderna e non. Sì, senza dubbio è un viaggio del mondo dell'alta orologeria, quindi per parlare di alta orologeria sicuramente si parla di non moderno, quindi storicità dei marchi, marchi addirittura del 1800. Una bellissima manifestazione, sicuramente sì, sarà questa è la seconda edizione, credo che se ne produrranno altre. L'alta orologeria, cosa dire, è sempre il top di gamma, è quello che non sente mai di crisi, è quello che il cliente finale ha il piacere e perché no anche il prestigio di avere un oggetto fra virgolette esclusivo, perché molte di queste aziende creano delle serie numerate e quindi veramente per pochi pezzi, si parla di tirature di 250 pezzi, di 200 pezzi, ma anche di 1000 pezzi, quindi un'esclusività in fin dei conti nel mondo. Qui siamo davanti alla marca Jaeger-LeCoultre, una delle poche manifatture nel mondo, nel panorama orologiaio, cosa dire, una marca che ha una data di storica che è il 1886. La fondazione. Questa marca ad oggi si può vantare di un, infatti è la loro immagine, l'ultima immagine, si può vantare di ben oltre 140 movimenti manifatturieri, cioè vuol dire che hanno 140 motori, quindi 140 oggetti di micro e meccanica da poter creare il vestito. Ecco, loro partono chiaramente da buoni manifatturieri dal motore, dal movimento, per poter fare poi le casse. E potenzialmente vuol dire tanto. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street at Heartbreak Hotel. I'll be so lonely, baby. Well, I'm so lonely. Qui siamo davanti al mito di Elvis Presley. Davanti cosa c'è invece? Un orologio, allora, del tutto strano comunque. Sì, è un orologio di forma, diciamo unica forma, questa simmetrica, questa non è né un rettangolare né un trapezoedale, è una forma unica, si chiama Ventura. Storicamente questo orologio nasce come un orologio quarzo, il primo orologio elettronico, scusate, per meglio dire. Infatti lei vede sul quadrante proprio c'è una resistenza elettrica e quindi è un qualcosa che riesce a tramutare l'energia rilasciata dalla batteria, da una batteria, in movimento.
cosa dirle, qui in particolare abbiamo l'orologio che Elvis Presley è sicuramente l'ha vista la sua grossa fantasia e il suo lustro, come dire, ora qui non stiamo qua a decantare sicuramente il mito, mise al polso, questo è veramente l'orologio che indossò Elvis Presley in un film, in un particolare film, uno dei suoi tanti particolari film. Although it's always crowded, you still can find room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom and be so perfectly lonely, so lonely. La scrittrice e conduttrice televisiva Catena Fiorello curerà la regia di Sciura con Fausto Costantini, tratto dall'omonimo romanzo di Lucia Brischetto. Il lavoro teatrale debutterà nell'estate del 2010. Lo ha reso noto la stessa scrittrice a Catania nella giornata inaugurale di Watches Luxury Fair, una mostra di orologeria moderna e dei beni di lusso organizzata nel Palazzo Biscari con il patrocinio dell'assessorato regionale turismo della provincia regionale del Comune di Catania. Quest'opera teatrale, che si intitola Sciura, la storia di una donna, racconta la storia di questa donna di Catania che uccide il marito, fa 20 anni di carcere, giustamente fa 20 anni di carcere, però io racconto l'altra parte di questa storia. Pur essendo giusto, pur essendo una cosa normale, cioè se uccidi devi anche pagare il tuo conto con la giustizia. Però perché questa donna uccide? Chi la porta a fare questo e perché? E spero di, in quest'anno e mezzo ho studiato la regia teatrale con Fausto Costantini, che è anche il produttore, lui è un bravissimo regista teatrale, in questo caso fa la produzione di questo spettacolo, e mi ha insegnato che cos'è una regia teatrale. È da un anno e mezzo che studio con lui, perché non è che tu ti svegli una mattina e dici ora faccio la regista teatrale. No, quest'estate debutteremo e vedremo i risultati. Potrei, ma non voglio fidare.